Signor Sindaco, Pisa cerca di difendere con le unghie e con i denti il suo fiore all'occhiello del parco alla diga Trenosa di San Rossore. Si potrà arrivare a una sintesi, lei crede? Penso di sì, ecco, mi sembra che abbiamo già avuto risultati importanti ascoltando quello che ha detto l'assessore Salvatori, perché il riconoscimento della piena tenuta della potestà istituzionale del parco sulla tenuta di San Rossore, quindi la garanzia più importante mi sembra sia venuta. Poi che ci sia una convenzione che possa interessare il nuovo ente che la Regione istituisce per gestire le attività agricole, che vorrei ricordare sono poco più del 10% per territorio rispetto alla tenuta, tramite un lavoro da fare fra Regione e Parco, ma con l'interessamento, come proposto, dei consigli comunali, questo diciamo, è un percorso che ci può garantire. Come ha detto il sindaco Lunardi, addirittura potrebbe portare a dei miglioramenti, no? E quindi dobbiamo essere aperti, non avere riserve mentali. Però è stato molto importante segnare un punto decisivo di difesa dell'unità del parco, perché un parco senza la tenuta di San Rossore non sarebbe semplicemente neppure pensabile, e quindi forse c'è stata qualche disattenzione nell'articolare la proposta, e non c'è stato il necessario confronto. C'è stato un confronto serrato in pochi giorni. Vorrei segnalare che c'è stata anche una presa di posizione, un parere formale del Consiglio delle Autonomie Locali su mia proposta. Io lì ho riportato la proposta della nostra comunità, la comunità del parco, correttiva, che è esattamente quella di cui si discute oggi, e il parere è stato approvato all'unanimità. Quindi la proposta di legge va in commissione con un parere che rispecchia la nostra visione, e anche questo è importante, credo sia stato un segnale rilevante in questa vicenda. Quindi possiamo dire che dall'inizio di novembre, quando venne questa notizia boom, e poi con quell'articolo sulla Nazione, edizione nazionale, cui si diceva terre ai giovani, di movimento ce n'è stato molto. Sì, c'è stato un movimento, però non è stato un movimento scomposto, ecco, ha trovato una via istituzionale che ci ha portato a un risultato senza liti, ecco, senza conflitti inutili, e spero che anche il Consiglio Comunale converga poi su una posizione, perché mi sembra che nella sostanza la posizione unitaria ci sia, senza giochetti in politichese che i cittadini non capiscono e ai quali non interessano per niente. Senta, signor Sindaco, come mai ogni 3, 4, 5 anni c'è qualche attacco da parte della Regione sul parco? Beh, ora io non direi che questo è un attacco, io direi che a volte c'è un distacco, ecco, e quando c'è un distacco poi si perde anche la dimensione di una realtà delicatissima che è fatta di equilibri molto specifici. Vorrei però dire che anche il parco deve assumere la consapevolezza che c'è da fare un salto di qualità, quindi mettersi a disposizione, non chiudersi, perché noi abbiamo bisogno di una Regione più presente, non meno presente, perché il futuro del parco non è garantito. Non è garantito perché ci sono fenomeni ambientali assillanti che lo aggrediscono, li conosciamo, perché c'è una carenza di risorse, ci sono tagli che pesano sulle politiche ambientali e territoriali, perché c'è un problema di personale evidente, perché proprio se si parla della tenuta di San Rossore dobbiamo ricordare che noi andiamo ad esaurimento di quella riserva di personale data dal passaggio, dalla legge che segnò il passaggio dalla tenuta presidenziale al parco. No, quindi ci sono preoccupazioni grandi e ci sono cose da fare molto importanti. Io ho accennato, intervenendo, al recupero del patrimonio edilizio di grandissima qualità a fini turistici, turistico-educativi, scientifici, che è proprio nella tenuta di San Rossore, che è un grande problema aperto, così come bisogna trovare il modo di spendere in tempi veloci le risorse che si hanno con le accortezze naturalmente che si richiedono a un parco, così come si deve intervenire proprio su quelle parti del parco che sono state più trascurate. Io ho accennato a Cortano, perché si parlava
dell'agricoltura, no? Quindi Cortano è proprio territorio agricolo, territorio di bonifica, e quindi c'è molto da fare, ecco, ma non me la sentirei di rappresentare in regione, alla Toscana, un parco in disarmo, un parco in difficoltà. Noi da Pisa abbiamo la consapevolezza invece di come il parco possa essere volano di sviluppo e di qualità del territorio, perché la qualità del territorio e la salvaguardia delle biodiversità è un grande valore di prospettiva, anche in senso di valore economico, e quindi dobbiamo insieme attrezzarci per sprigionare appieno questo valore. Ho proposto che comunità del parco, parco e regione aprano un tavolo, questa discussione può essere anche benefica, no? Aprano un tavolo che vada oltre la convenzione, ma riguardi proprio la prospettiva del parco, perché noi vogliamo giocare una sfida alta, un rilancio, e non vogliamo tenere sotto traccia una questione che è decisiva per il territorio. Pisa, lo ricordo a chi ci segue, è un comune fatto per 2/3 dal parco naturale. 2/3 del nostro territorio sono parco naturale. Questa è una grande virtù, ma è anche un grande impegno per tutti. Quindi molto chiaro, è anche un piccolo appunto al parco, che si deve dare una mossa, insomma. No, il parco deve fare... Ma mi pare, diciamo, che come si sono chiuse in un passato meno recente vicende annose, difficili, complesse, con una grande disponibilità del parco, no? Lo ha ricordato l'ex presidente Lunardi, che oggi è sindaco. Oggi mi sembra che il nuovo consiglio di amministrazione abbia ripreso, dopo la fase di passaggio, che ovviamente è sempre un rallentamento, abbia ripreso un passo e un'impostazione giusta, quindi troverà il comune di Pisa dalla sua parte. Molte grazie, sindaco.